Giorno belli, siamo fermati qua a dormire in un parcheggio. Qua ci sono qualche camper e un parcheggio libero. Qua ci sono tipo altri camper direttamente sulla playa. Adesso ve la faccio un po' vedere. Siamo spostati, stanotte eravamo lì vicino di Francesi, ma c'era un generatore acceso, puzzava un po' di benzina. Fatto abbiamo, ci spostiamo, ci siamo messi lì così. Un po' in disparte, qua c'è uno skate park. Carino il posto. Direttamente sulla playa. Docce libere, sempre. Allora, andiamo di qua. Qua ci abbiamo, praticamente siamo a 16 km da Cadiz, dopo infatti probabilmente andiamo a fare un giro lì, dato che ci siamo, tornando indietro al Palmar ci fermiamo a Cadiz, che dovrebbe essere quella lì. È strano, cioè, sembra tipo, questa visuale qua sembra tipo New York, c'è cioè, tipo un ponte dei grattacielini dall'altra parte. Che spiaggia, ragazzi, è enorme, gigantesca. Abbiamo fatto una passeggiata perché stamattina Cinzia ha trovato una zona di... Che zona è? Zona Dunas Playa di Levante. È tipo una riserva naturale, un parco naturale. Andiamo a vedere. Vamos. In teoria siamo alla ricerca di alcuni granchi sul fiume che Cinzia ha visto stamattina. I ragazzi erano curiosi, ho fatto andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta. Adesso dobbiamo tagliare in mezzo lì, vediamo un po' di arrivare. Dopo il percorso arriviamo a questo posticino con un pontile pieno di canoisti, c'è il fiume, il fiumicettolo. Dove sono i granchi? Dove? Questi qua sono tutti i buchi dei granchi e li vedi camminare, quando arrivano vanno dentro. Sono strani, hanno tipo, sono stranissimi, hanno tipo una chela gigantesca, un'unica chela che praticamente è quasi più grande di loro. Si infilano qua dentro. Come ti vedono provano via, prima c'erano. Wow, queste qua sono le nuove ciabatte di Michelangelo. Quelle lì. Quelle ai piedi. Quelle ai piedi. Prima di melma. Le ciabatte di melma. La melma dei granchi monochela. Bella ragazzuoli, ci spostiamo a Cadiz e andiamo a fare un giro per vedere un po' com'è. Parlano tutti bene, adesso vediamo di trovare un parcheggino comodo, non troppo lontano dal centro, e ci facciamo un bagnetto se riusciamo. Abbiamo preso le due tavole, perché qui va molto il surf, windsurf, e se vai dentro Decathlon e ci trovi tutte altre cose rispetto a dove sei in Italia, perché hanno altri sport qui, ne fanno anche molto di sport. Allora abbiamo preso due tavoline, adesso qui è periodo di onda, senza rampo all'onda, e allora i ragazzi si divertono con le tavole. Vediamo se riusciamo a provarle. Parcheggiato qui a Cadiz dai Bomberos, il parcheggio più vicino alla playa di Cadiz, che dista proprio meno 1 km. Adesso ci facciamo questa passeggiatina e proviamo le tavole. e proviamo le tavolette prese da Decathlon, abbastanza economiche anche. E vamos!
tavolette, che poi non so manco come si chiamano, le abbiamo testate, le bodyboard, vanno bene, funzionano, abbiamo fatto un buon acquisto. Adesso facciamo una passeggiata qua sul lungomare, che è molto bello, e andiamo verso la cattedrale di Cadiz. Vamos! Buongiorno belli, oggi partiamo, lasciamo Playa del Palmar con un po' di rammarico, perché è un posto spaziale e ti cattura proprio. Noi praticamente ci dovevamo stare tipo 3 giorni, ci siamo rimasti 2 settimane in compagnia dei ragazzi di Trip&Tree, con Sergione, Sara e Diechito. Nel frattempo abbiamo conosciuto altri viaggiatori, è stato bello, abbiamo conosciuto gente local. No, è stato veramente veramente bello. Poi abbiamo girato tutto qui intorno nella zona, nell'arco di 50-100 km. Adesso siamo con un'altra famiglia che abbiamo conosciuto strada facendo e ci dirigiamo verso Tarifa, e però prima ci fermiamo ad ammirare, se riusciamo, le stupende dune di Playa de Bologna. Vamos! Riparte ragazzi, sono arrivati la ciurma. Siamo arrivati qua a Playa de Bologna, il parcheggio di là era un po' dissestato, a parte che era pieno. Siamo venuti qua, abbiamo Rambo, qui la playa e il mare. Tra un po' ci aspetta un tramonto spettacolare. Lì, da quella parte lì, ci sono le dune. Domani andiamo a trovarle. Ragazzi, abbiamo l'Africa a vista d'occhio, quella lì che vedete. È il Marocco. Tanta roba.